il mio record è 240 metri, oggi sono arrivato poco oltre 225, non vicino a livello di potenzialità. In realtà 15 metri in apnea non sono tanti, sono la differenza tra una bella uscita e un'uscita totalmente fuori controllo. È per me la prima gara della stagione dopo uno stop dai mondiali dell'anno scorso ed è una tappa che vorrei mi portasse a misure più distanti del mio attuale record. Ma Viturini è un atleta spettacolare perché ha la forza, gliela danno i ragazzi disabili che segue. Infatti alla fine ha fatto una dichiarazione mentre era ancora in acqua, e appunto ringraziando questi ragazzini che tutte le volte gli danno una motivazione in più per poter comunque gestire la gara, l'emozione della gara, che comunque quando si gioca in casa ti crea sempre delle difficoltà in più, adrenalina in più, problematiche in più, le aspettative sue degli altri ovviamente diventano sempre importanti, a volte diventano anche dei macigni. In questo caso invece lui ha sfruttato quella che è la sua maggiore caratteristica, la capacità mentale di superare tutte le difficoltà, agganciandosi proprio a chi di difficoltà, famiglie e ragazzini ci nascono. Sono un gruppo di ragazzi, il primo gruppo di ragazzi special che gareggia e che fa apnea agonistica, un progetto che ho seguito, che sto seguendo da qualche anno con il mio fratellino di apnea che è Marco Giacchino, è il ragazzo con il quale abbiamo iniziato 10 anni oramai fa a fare apnea. C'è qualche ragazzo autistico, qualcuno che ha sindrome di Down, e assieme abbiamo iniziato, passando dal nuoto, a mettere la testa sott'acqua. Noi abbiamo avuto l'onore di poterli seguire nel loro percorso. Quando sono in acqua con loro prima della gara, per me è un doping fortissimo perché mi danno veramente tanto. L'apnea perché dopo aver fatto sport a livello agonistico in maniera a dir tanto mediocre da sempre, l'apnea è stato un punto dove l'agonismo e dunque la ricerca della prestazione era più rivolta a me stesso. Questa mattina pensavo alle misure che avrebbero fatto i miei avversari e ho detto: ma io, se dovessi entrare in acqua oggi come in ogni altro giorno per battere un Michele Fucarino, un Aldo Stradiotti, atleti fortissimi, non ce la farei mai. Allora, come hai fatto a fare quelle misure? Semplicemente perché il punto di riferimento ero io. Come sto nuotando? Come sto andando? E questa cosa avviene in apnea, è un luogo dove la mente si isola e riesce a entrare totalmente in armonia e in sincronia con se stessi. Tanti fanno lo yoga, tanti fanno il training autogeno, fanno tutta una serie. Invece per chi comunque fa apnea sportiva, chiaramente, adesso noi siamo all'alto livello, al massimo dell'apnea agonistica, ma non è necessario arrivare a tanto. È sufficiente cominciare con l'apnea sportiva, e in quel caso è un'apnea del benessere, un'apnea dove praticamente tutte le tue prestazioni ti lasciano un ottimo, un bellissimo ricordo, proprio perché comunque hai dovuto fare un percorso interiore. Invece poi per passare all'apnea agonistica, dove ovviamente insieme a tutto questo ci devi mettere anche una grande forza di volontà, grandi motivazioni e superare ovviamente il dolore che comunque l'agonismo ti provoca sempre.